Bene, dovremmo essere live. Buonasera a tutti. Io sono Roberto Reale, presidente di Utopian. Stasera abbiamo l'onore di avere con noi Don Fabio Pasqualetti, che è decano e professore ordinario presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale all'Università Pontificia Salesiana. Buonasera a tutti. Grazie mille, professor Pasqualetti, per essere qui con noi stasera. Per la prima volta nel nostro ciclo di incontri tocchiamo un tema che esula dai temi più classici legati alla tecnologia, al governo della tecnologia, ma ci spingiamo stasera appunto su una discussione sullo sguardo che il Papa e più in generale la Chiesa, se possiamo anche allargare un po', ecco, allargare un po' lo sguardo, hanno sull'età digitale. Sappiamo che ci sono due documenti fondamentali, due encicliche, peraltro, Laudato Si e Fratelli Tutti è recentissima, nelle quali il Papa ha toccato il tema del rapporto tra la tecnica e il mondo, poi il professore, insomma, ce ne parlerà più diffusamente, il tema della civiltà tecnocratica, e nell'enciclica Fratelli Tutti anche della comunicazione dell'età digitale. Professore, io le chiederei di partire anzitutto appunto dalla posizione dalla dottrina. Lei parla di sguardo perché mi diceva non parliamo tanto, ecco, di una teoria sistematica organica, ma di una riflessione appunto sul ruolo della tecnica. Vorrei, se è d'accordo, partire appunto dalla prima enciclica. Che ruolo ha la tecnica nell'insegnamento sia del Papa sia della Chiesa, e che ruolo ha l'enciclica stessa nel dibattito generale intorno ai temi della tecnologia? Sì, allora sappiamo che la Laudato Si è un'enciclica che è stata voluta fortemente da Papa Francesco, ed è questa attenzione che lui ha proprio alla madre terra, a tutto l'ambiente, per una visione di ecologia integrale. Credo che il punto più interessante, adesso non sto qui a presentare tutta l'enciclica perché sennò non riusciremo ad arrivare al nostro cuore, è il terzo capitolo, dove dopo aver, diciamo così, riconosciuto le potenzialità della tecnologia, della scienza e le strabilianti cose che ha operato all'interno dell'umanità, mette in rilievo anche i limiti e i rischi, ovviamente, ma questi li abbiamo già riconosciuti anche a livello di umanità, il potenziale rischio. Ma va un pochino più credo, a fondo nell'analisi, quando al secondo punto del terzo capitolo, al numero 106, ragiona su quello che è il paradigma tecnocratico. E che cos'è questo paradigma tecnocratico? Lui lo sintetizza così: una concezione del soggetto che progressivamente nel processo logico-razionale comprende e in tal modo possiede l'oggetto che si trova all'esterno. Allora, non c'è niente di assolutamente nuovo. Questa è una critica che si trova anche oggi in vari autori contemporanei a quello che è stato lo sviluppo della modernità. Cioè, in fin dei conti, la modernità ha dato una grande autonomia al soggetto, ha in un certo senso estraniato una visione teologica della vita e ha consegnato l'oggetto, cioè la realtà, l'ambiente, ciò che prima veniva vissuto più in simbiosi, più in rapporto di reciproca dipendenza, rendendolo trasformabile, no? E quindi le conseguenze sono quelle che vediamo a livello di devastazione ambientale, a livello di idea. C'è stato per un periodo l'idea che le risorse fossero inesauribili. Oggi abbiamo pienamente coscienza che le risorse non sono inesauribili e tuttavia, cosa succede? Il modello tecnocratico sarebbe quella visione che in fin dei conti include tutto, non solo i problemi che crea, ma anche le soluzioni, no?
Anche questo è una visione che è già stata affrontata, possiamo ricordare anche Marx nella sua analisi del capitale, quando analizza il denaro. Se il denaro è lo strumento con cui io raggiungo i miei fini, a sua volta, proprio perché quello mi aiuta a raggiungere tutti i miei fini, diventa il fine stesso. Un po' analogamente si potrebbe dire anche per ciò che è oggi il modello tecnico-scientifico. Noi siamo in una visione per cui stiamo intravedendo, o perlomeno abbiamo la percezione che la tecnica e la scienza ci aiutano a risolvere i problemi, a raggiungere i nostri fini, per cui essa stessa diventa fine e quindi assorbe in sé qualsiasi tipo di visione, non lasciando altra alternativa se non la soluzione tecnica e scientifica. Ora, questo è ciò che mette in discussione il Papa e dice no, ci vuole diciamo, uno scatto in avanti, un recupero di umanità. E un passo lo vede, ad esempio, in quello che è la necessità di ricostruire un dialogo fra le scienze. L'alta specializzazione ha portato così a una suddivisione, a una frammentazione dei settori, che a volte c'è non solo l'incomunicabilità fra i settori, ma si perde anche quello che è la visione d'insieme. Lo stesso uomo è stato ridotto a settori, no? Cioè le scienze così specializzate, non so, un chirurgo che opera al cervello, a volte si dimentica che sotto c'è un uomo mentre sta operando, o perlomeno rischia, può rischiare, poi indubbiamente non è che sia così, nel senso che l'alta specializzazione che ti porta in profondità nel dettaglio ti fa perdere la figura. Ora credo che ci sia bisogno di recuperarlo. Certo, oggi ci sono tante sfide che non so se tanto per citare un libro credo famoso, La Quarta Rivoluzione di Luciano Floridi, che appunto l'uomo è stato decentrato progressivamente dalle sue posizioni e oggi c'è la grande sfida dell'intelligenza artificiale, della quale credo che voi vi interessate con passione e attenzione. E anche questo effettivamente credo che l'intelligenza artificiale, a parte che è già in atto, noi viviamo all'interno di una società per certi aspetti chiamata data-driven society, cioè che funziona, la società complessa funziona proprio grazie a questi sistemi. Allo stesso tempo, però, ne sappiamo che ci sono delle problematiche, a partire dalla stessa cultura che a volte guida. Io ricordo semplicemente due citazioni. Chris Anderson, giornalista e direttore della testata di Wired, già nel 2001, cioè è stato dal 2001 al 2012, ma già nel 2008 scriveva, ho la citazione in inglese, ma si capisce, credo: "This is a world where massive amount of data and applied mathematics replace every other tools that might be brought to bear", no? Cioè, Sì. Questo è un pezzo famosissimo perché sostanzialmente, se vi ricordo, lui così, insomma, annuncia un po' l'avvento di un paradigma epistemologico basato sulla così, interpretazione a posteriori dei dati. È un po' la crisi invece, no, del Ma pensiero scientifico classico. la frase più, diciamo, più forte viene proprio adesso. Out with every theory of human behavior, from linguistics to sociology, cioè fuori tutto, cioè non ci interessa. Fine conti, forgot taxonomy, ontology and psychology, cioè praticamente useless, cioè inutili. Who knows why people do what they do, no? The point is they do it. And we can track and measure it with unprecedented fidelity. Cioè, il fatto che noi possiamo conoscere come si comporta le persone, ovviamente, dice, con tutti, with enough data, the numbers speak for themselves. E questa non è un'ideologia nuova, perché c'era stata anche ai tempi dell'illuminismo con la statistica. Era l'idea che la statistica, i numeri, e oggi i data, i big data, si ha una potenza di calcolo e diciamo, di conoscenza di ciò che avviene, per cui non c'è bisogno. Io credo che in alcuni campi funzioni benissimo, cioè nel senso, non so, penso a alcuni campi di applicazione, certi universi di simulazione come possono essere il traffico, le previsioni meteorologiche,
tutto ciò che concerne anche lo shopping online, dove ci sono migliaia di dati, e ovviamente lì poi ci va tutto il tracking del marketing personalizzato che sappiamo benissimo come agisca. Certo, questo però pone un problema, secondo me. Ovviamente Papa Francesco non ne parla di questi, lui ne parla indirettamente. Ad esempio, qua in questo caso denuncia una società sempre più connessa, sempre più sorvegliata e sempre anche più... Noi ci sorvegliamo a distanza, ma ad esempio, guardiamo se, spero di prendere il punto al volo, ci sono, dice, il paradosso che viviamo oggi, che da una parte sembra quasi che noi ci chiudiamo su noi stessi, dall'altra parte non c'è più privacy, no? Nel senso che tutto... bene o male finisce in rete e finisce nelle mani di qualcuno e può essere usato da qualcuno. Per cui lui lo analizza indirettamente oppure lo analizza sotto quelli che sono alcuni effetti di retroazione, no? Che sono stati analizzati anche da altri scienziati, non so, tanto per dire, Gerolamie, quando analizza i social network, dice, beh, insomma, queste non sono enti di beneficenza, non sono macchine, ambienti di pedagogia, sono macchine per far soldi. E quindi dobbiamo anche capire perché succedono certi fenomeni. La profilazione algoritmica, essendo finalizzata a far soldi, non mi interessa niente di creare ambienti di dialogo democratico o di educazione all'incontro con l'altro. Quelli profilano un metto assieme e la conseguenza, l'effetto parallelo è la famosa echo chambers oppure i fenomeni di radicalizzazione che possono avvenire qua e là. Certo, questo ha delle ricadute sociali non indifferenti. Professore, mi permetta, su questo tema appunto della regolamentazione delle piattaforme, è chiaro che c'è un ruolo molto forte da parte del soggetto pubblico, no? Che può intervenire, che deve intervenire e che sta anche intervenendo, se pensiamo ad esempio al Digital Package, no? I due provvedimenti recenti dell'Unione Europea sulle piattaforme, è un tentativo un po' di arginare. Ma la Chiesa su questo, cosa può fare oltre naturalmente ad esprimere la propria Dunque, la linea di solito, certamente, allora, un altro principio che conoscete bene in informatica è garbage in, garbage out, no? Se tu butti schifezza nella rete, ti restituisce la rete. Nei conti, la tecnologia è una narrazione della nostra umanità. Allora, c'è certamente qualcosa che non va e non dipende solo dalla tecnologia, ok? C'è una necessità di recuperare il culto del rispetto, il culto del dialogo. Noi non sappiamo dialogare, c'è un effetto un po' a loop, perché siamo in una cultura fortemente atrofizzata sul visivo, no? Perché da decenni ormai sia la televisione, ma sia poi anche la stessa rete, che di per sé la rete democratizza un po' i vari linguaggi, nel senso che offre varie cose, ma è inutile, è molto più facile l'immagine, è molto più forte, no? Quindi la necessità di recuperare, di educare all'ascolto. Ad esempio, questo insiste molto sulla propria di tutti. È molto difficile cogliere l'altro se non si ascolta, no? Io molte volte faccio un esperimento anche con i miei studenti per far capire quanto sia forte il pregiudizio visivo. Qualsiasi esperienza nostra, se siamo in una riunione e uno entra dalla porta, noi cosa facciamo? Scansione alto, basso, basso, alto e già ci facciamo un giudizio, no? Giusto? Di solito succede così, no? Ora, proviamo a immaginare che di essere tutte persone cieche, entra uno, cosa dobbiamo fare? La prima cosa è invitarlo a parlare, invitare a dire qualcosa. Cioè, ci deve essere un'azione previa di ascolto che un po' alla volta ci fa decodificare e scoprire chi è l'altro. Invece, diciamo, lo sguardo, ed è per questo che la rete a volte favorisce questo sottile voyeurismo, no? Io mi posso permettere di guardare le vite degli altri, di giudicarle, a prescindere persino ad averle incontrate, a prescindere soprattutto di averle ascoltate, no? E quindi, se si vuole recuperare una dimensione umana, la rieducazione dell'ascolto è fondamentale, no?
Questi entra in vari aspetti. Poi lasciamo perdere adesso l'ambito culturale, l'ambito anche scolastico, educativo, è andato fortemente anche in crisi negli ultimi anni per tantissime ragioni, no? Ma l'educazione all'incontro con l'altro, ad esempio Papa Francesco è un cultore della teologia dell'incontro, no? L'incontro con l'altro, qualsiasi esso sia, no? E quindi a prescindere dalla razza, a prescindere dalla posizione, l'altro diventa quello che poi lui definisce un dono, cioè una ricchezza, mentre invece molte volte noi lo percepiamo come un ostacolo, come un impedimento, no? Ora, la rete strutturalmente è stata proprio pensata per l'incontro, perché se uno ci pensa, al di là della sua nascita in campo militare come progetto ARPA e poi ARPANET, no? Ma la struttura centrica, la struttura orizzontale, la struttura dialogica sembrerebbe fatta apposta per incontrare gli altri, no? Ora, paradossalmente, la rete sta diventando polarizzatrice, di odio, ad esempio, di violenze, di cyberbullismo, e poi, vabbè, tutto sommerso con cyber wars fra stati, spionaggio e via dicendo, che Certo. non è Ma facile. Ora, regolamentare tutto questo, ritornando un po' alla sua richiesta, beh, intanto credo che in questo momento non abbiamo organismi sovranazionali per cui anche gli stati possono giusto giusto arrivare. Abbiamo visto lo strapotere anche di queste multinazionali, perché sia nel decidere a chi dare l'account o non darlo, chiuderlo o aprirlo, e di stamattina la polemica con l'Australia di Facebook per la tassazione delle notizie, no? Quindi è evidente che, però questo è successo anche perché all'inizio, quando magari si poteva decidere qualcosa, non si è fatto, si è deciso di lasciare la crescita un po', vediamo cosa succede. Una volta scappati i buoi dal recinto diventa un po' più difficile rimetterli dentro, ma certamente è un impegno che credo dobbiamo assumere tutti. Da un punto di vista, come dice Luciano Floridi, assumendo atteggiamenti, lui li chiama di infraetica, no? Cioè che lui fa una specie nel suo libro Blu e Verde, una specie di equazione, no? L'economia sta all'infrastruttura come l'etica sta all'infraetica, no? Cioè, sarebbe quindi una modalità di gestire anche la rete attraverso comportamenti e pratiche virtuose, in modo tale che davvero la rete diventi un servizio e una costruzione di umanità nuova. Tutto questo ovviamente non è così facile, non si fa da un giorno all'altro. C'è molto digital divide, sta aumentando tantissimo per alcuni aspetti, anche all'interno di paesi dove c'è accesso alla rete, perché la rete non è solo accesso, ma è capacità di conoscenza, capacità di espressione, capacità di saper navigare, dove andare, cosa fare. Quindi sono tanti aspetti che credo richiederà diciamo, un bel colpo di reni anche da parte della nostra società per poter trasformare diciamo, tutti questi strumenti che sono eccezionali, a partire anche proprio dall'intelligenza artificiale, che ovviamente ci apre anche a un modo di conoscere completamente diverso e quindi mette in discussione anche i vecchi paradigmi. Per cui il dataismo certamente è un estremismo, ma allo stesso tempo implica che i modelli di conoscenza che avevamo prima, generati dalla vecchia visione filosofica, aristotelica o classica, aprono a nuove strade e davvero sarà una sfida anche a ridefinirci all'interno di queste visioni. Io sull'intelligenza artificiale tornerei tra qualche minuto perché vorrei fare un piccolo approfondimento, una domanda un po' provocatoria invece appunto sulla comunicazione digitale, perché peraltro appunto il Papa in Fratelli Tutti dedica anche dei paragrafi corposi a questo tema. E secondo lei, la Chiesa ha saputo cogliere l'occasione di questi strumenti per il proprio magistero, per la propria comunicazione, oppure no? Ricordo peraltro un tweet del Papa di un paio d'anni fa, forse, o l'anno scorso, non ricordo, in cui lui parlava della Madonna come di una influencer, no? Un tweet abbastanza famoso e forse anche un po' controverso, diciamo, però efficace, no? Insomma, il messaggio era chiaro. Però al di là delle, come dire, delle prese di posizione, nella pratica, secondo lei, nella pratica pastorale, ad esempio,
Allora, Ciao. qui non è il parere di Papa Francesco, è il mio parere come Sì, il suo specialista di regalo. comunicazione, quindi vediamo Lei come esperto della materia. di fare il distinguo. Allora, beh, la Chiesa è sempre, beh, intanto è sempre stata una grande istituzione di comunicazione, perché nel passato, a partire anche dall'antichità, non so, basta pensare che cos'era la cattedrale, no? Oppure una chiesa. Io potrei dire così, tempo fa avevo scritto quando si parlava di realtà virtuale, no? In fin dei conti l'architettura è un'esperienza di realtà, mi piacerebbe di più chiamarla artificiale, no? Ad esempio, le chiese, le cattedrali sono luoghi in cui uno fa l'esperienza del sacro, l'esperienza del trascendente, no? Una cattedrale gotica è un'esperienza di spazio, di luce, di profumi e di ombre, per cui in un certo senso le pitture, no? Sono state sempre grandi comunicazioni. Venendo a man mano che siamo venuti prossimi all'età moderna, ovviamente sono subentrati i media, prima i media classici, dalla stampa, e già lì la Chiesa iniziava a sentirsi un pochino a disagio, capiva benissimo il valore. Perché? Ma perché come istituzione noi sappiamo che c'è un rapporto fortissimo fra diciamo, istituzione, potere e controllo dell'informazione. Okay? Questo storicamente è vero, anche le nazioni usano questo. Le nazioni che posseggono la tecnologia, l'informazione e la controllano, solitamente hanno molto vantaggio su tante altre. Non a caso le superpotenze oggi hanno in mano buona parte della rete, basta pensare agli Stati Uniti che controllano cavi, satelliti, data center e via dicendo, no? Per cui c'è questo rapporto. Ovviamente il pluralismo dei media elettronici, la televisione, la radio, ha messo in discussione che cosa? L'unicità della voce della Chiesa. Quindi la Chiesa da una parte vedeva in questi strumenti diciamo, la possibilità di una grande evangelizzazione, dall'altra ovviamente vedeva anche la possibilità di molte voci alternative. Per cui ha vissuto sempre un pochino con grande entusiasmo, grande applicazione, ma anche disagio. Bene, internet è una struttura comunicativa che mette in ridiscussione qualsiasi istituzione perché stabilisce un modello comunicativo che non è più top-down, ma è orizzontale. E quindi la tua autorevolezza la devi conquistare all'interno del pluralismo delle voci che sono presenti. Ora, come ci stiamo muovendo? Beh, la Chiesa si è mossa subito intanto in internet perché ce ne sono tantissimi. Ovviamente lì si vede un po' la pluralità anche delle sensibilità e delle capacità, anche perché per stare in internet non è semplicemente. Ci si può stare a tantissimi livelli in internet, ma per raggiungere certa efficacia bisogna avere anche competenze comunicative. Cioè, uno stesso sito, se uno lo volesse proprio gestire bene, deve avere competenze di management, competenze di SEO, competenze di grafica, competenze di contenuti, contenuti che vanno pensati per la rete e quindi per le varie piattaforme, per i vari dispositivi. Proprio stamattina avevo un incontro con alcuni sacerdoti su cui si discuteva il concetto di connected church, no? Cioè che cos'è una chiesa connessa in rete, quali sono i servizi? Perché molte realtà si limitano, ad esempio, a esporre, è il trasferimento della bacheca fuori dalla porta della chiesa sul portale o su una pagina web o una pagina social. Ma questa non è la logica di internet, che è molto dinamica, interattiva, aperta ai servizi, aperta al dialogo. Ora, questo ovviamente è anche qualcosa che si impara strada facendo. La Chiesa per secoli è stata maestra di comunicazione, adesso si trova a essere un po' più studente in comunicazione. Ora, l'altro problema non è solo capacità tecnica, è capacità di contenuto. Cosa ho da dire io oggi all'uomo contemporaneo affinché io possa catturare la sua attenzione? Perché sappiamo benissimo che una delle variabili che sono più difficili da ottenere oggi è l'attenzione. Non a caso siamo in una cultura anche spettacolare per alcuni aspetti, no? E anche tutto il fenomeno che viene denunciato anche
Papa Francesco, questo incremento continuo delle fake news, della disinformazione e quindi l'invito a, diciamo, a una buona comunicazione, a essere capaci di raccontare, di dire la verità, no? E è evidente che si vive un disagio anche comunicativo. E quindi una mescolanza che a volte disorienta, a volte confonde le stesse persone, ma proprio per questo bisogna prendere coscienza che quando sei nella rete sei in questo ambiente. E si spera anche di riuscire a migliorare comunque il comportamento. Io credo che ci vorranno anche generazioni, nel senso che ancora adesso, dopo 70 anni di studi sulla televisione, sugli effetti della televisione, non abbiamo ancora capito bene il suo impatto, cosa ha voluto dire questa cultura visiva per secoli nelle famiglie e via dicendo. Per cui credo che la rete che viaggia ancora in maniera più veloce, con un incremento dell'attività interattiva delle persone, indubbiamente non solo va studiata, ma va anche riflettuta e anche va organizzata. Per cui direi in sintesi che la Chiesa si sta muovendo in parte, credo, bene, in parte con dei limiti, ma sono limiti riscontrabili in tutte le istituzioni. Non so, basterebbe pensare alla scuola, alla fatica che sta facendo la scuola a ripensarsi, anche dopo questa esperienza di DAD forzata, a cercare di capire come integrare queste nuove possibilità tecnologiche di istruzione, di esplorazione, di ricerca all'interno dei suoi programmi. Visto che lei citava Floyd, e lui insomma, ha sempre sostenuto che il confine tra il fisico e il digitale si fa evanescente, si sposta, no? col passare del tempo Sì, per lui parla di vita online, ma online, esatto. quello. Però lì ci sono alcune distorsioni che secondo Sì. me vengono anche dal passato. Basterebbe pensare, non so, al concetto di realtà virtuale, no? Sì, infatti. Che nasce nell'ambito dei cyberpunk degli anni Ottanta, la letteratura, no? Il virtuale, questa realtà. In realtà, parlando con i tecnici, loro avrebbero voluto sempre preferito la realtà artificiale, nel senso come simulazione, no? Un simulatore di volo, in fin dei conti, è un come se, perché di fatto tu impari a volare. E nessuno ti dà un 747 in mano se non sai perlomeno fare le manovre Anche, chiaro, fondamentali certo. di take-off, no? Ora, questa idea dell'essere online e offline, a dire la verità, c'era molto quando c'erano i modem, perché lì davvero per andare in rete dovevi comunque fare delle operazioni. Ma credo che oggi abbiamo integrato così fortemente. Questi sono strumenti, non so, io penso. Lo chiamiamo smartphone o cellulare, ma in realtà è una potente centrale comunicativa dove io faccio migliaia di cose. È incredibile. Prima avevo delle borse dove dovevo avere il mangiacassette, l'agenda, la macchina fotografica. Adesso ho integrato, grazie, diciamo, per usare un termine così, una metafora religiosa, grazie al processo di digitalizzazione abbiamo avuto la Pentecoste dei linguaggi, cioè tutti i linguaggi hanno potuto convergere all'interno di un processore che poi è linguaggio macchina, che noi ad esempio non vediamo. Fra l'altro, uno dei paradossi, noi continuiamo a parlare diciamo, di cultura digitale, ma in realtà noi abbiamo un analogico restituito ad alta definizione, se ci pensiamo. E noi siamo partiti con dei computer a 8 bit, no? Però oggi abbiamo una restituzione di qualità, basta vedere anche i televisori, ma basta vedere tutto il resto, la capacità che hanno di fotografare i nostri smartphone. Per cui abbiamo degli strumenti che superano Le addirittura la nostra capacità di distinguere, no? interfacce sono sempre analogiche finché non avremo magari un'integrazione biologico e digitale, insomma, Vabbè, lì andiamo nei cyber. sì, infatti nel cyborg, eccetera. Però per il momento appunto le interfacce della computazionale devono poi riconvertirle in Assolutamente sì. analogico per Beh, la nostra io fruibilità. sono nato come produttore radiofonico, di programmi radiofonici, quindi
usavamo ancora il reel to reel, no? Tagliando il nastro con il taglierino, per cui questo già rivela la mia età, però nessuno vuole tornare indietro. E poi anche tutta la polemica tra i CD e gli LP, no? Che fra l'altro gli LP hanno riscosso una loro piccola rivincita, ma nessuno mi venga a dire, cioè il suono del campionamento oggi è 64 bit, cioè se hai un impianto come Dio comanda, cioè hai una restituzione di uno spessore sonoro che difficilmente qualsiasi LP. È evidente che lì c'è l'oggetto, cioè noi Come per il libro, se vogliamo, no? è una cosa che da questo punto di vista, da un punto di vista umano, certamente nel 93 alla Michigan State University dove io studiavo c'era la professoressa Carrie Itter, noi avevamo un laboratorio di realtà virtuale e uno già a quel tempo si stava studiando come trasmettere i profumi sulla rete. Problema ancora irrisolto. Problema ancora irrisolto perché non abbiamo i tre colori che combinano tutto, non Infatti, abbiamo tre componenti che ti fanno tutti gli odori. Però tanto per dire che è evidente che il primo essere multimodiale, multisensoriale e multicomunicativo è l'uomo. Noi abbiamo il gusto, il tatto, l'odore, abbiamo e poi lo stesso corpo. Ad esempio, questo è uno dei limiti che secondo me spesso a volte anche certe parti delle neuroscienze che lavorano sull'intelligenza non capiscono. L'intelligenza non è solo il cervello, l'intelligenza è tutto il nostro corpo. Noi siamo e ragioniamo con tutto noi stessi questi sono tutte estensioni, sono tutti ricettori, sono tutte modalità di apprendimento dell'ambiente, non è solo l'occhio. Poi ovviamente diciamo, la rielaborazione avviene a livello del cervello, ma con tutto il resto. Quindi anche lì a volte ci sono delle forme riduttive, che però credo che ritorni quello che diceva anche un po' Papa Francesco su questa settorializzazione dei saperi, no? Questa alta specializzazione dei saperi, che c'è un tentativo in atto, si chiama terza cultura, no? Che è il tentativo di portare a dialogare umanisti, scienziati, e tecnici, perché anche lo scienziato poi si pone il problema del senso dell'esistenza, cioè se la scienza poi è onesta come metodologia, sa che non va mai oltre quello che è la ricerca, l'ipotesi e il dato rilevato. La scienza ogni tanto, anche la tecnologia, travalica un po' il passo perché poi diventa ermeneutica, diventa interpretazione anche di tutto il resto, no? Però se stesse, quando sta nei suoi parametri, più di tanto non può dire su alcune cose. E quello credo che potrebbe essere un ricco e fruttuoso dialogo che si dovrebbe portare avanti anche per rispondere a come vivere davvero umanamente questo tempo della tecnica e della scienza. Professore, a proposito però dell'online, secondo lei sarà, non vorrei cadere nella, così, insomma, nell'irriverenza, ma sarebbe, si arriverà al punto in cui online sarà possibile fare celebrazioni o addirittura impartire sacramenti? Allora, intanto lo stiamo già facendo perché la messa viene trasmessa e c'è una comunione spirituale che già partecipa al sacramento. Ovviamente lì bisognerebbe capire però che cos'è celebrare la messa, ok? Perché in un certo senso è come, no, non so, nessuno trasmette un pranzo, no? Giusto? Un momento di comunione tra un gruppo di persone che stanno celebrando un momento di comunione. Allora, io credo che bisogna capire il significato profondo di questo momento in quando la comunità si raduna, perché non è semplicemente adempiere o fare un rito, è qualcosa di più. È proprio l'essere insieme a farlo che dà senso. Per cui,
D'accordo, si è venuto incontro soprattutto per gli ammalati, per tutte le persone che non possono magari, ma lì l'ideale, ad esempio, una bella esperienza che io ho vissuto quando negli Stati Uniti è che durante, proprio alla comunione, i ministri dell'Eucaristia partivano e portavano la comunione a casa di chi l'aveva richiesta. C'era un gruppo. E allora c'è questa, allora anche la trasmissione ha un senso perché comunque raccorda alla comunità. Io credo che vada pensato soprattutto come momento comunitario e di per sé, se uno riflettesse a fondo, la trasmissione sarebbe l'ultima cosa, l'ultima spiaggia a cui uno arriva. E così anche per gli altri sacramenti, non so. Cioè, se non vogliamo scadere nella pornografia, nel senso, ci sono è un rapporto intimo, è un rapporto d'amore. Nessuno trasmette un momento d'amore così tramite una webcam. Questo non vuol dire, ad esempio, questo dialogo che stiamo facendo io e lei con gli spettatori, non è virtuale, è una presenza diversa, ma è davvero, io sono qua in questo momento, in questo tempo, in questo anno, in questo giorno, in questi minuti, come lei è lì presente nella sua sede. E quindi c'è un momento di verità esistenziale, assolutamente, anche mentre stiamo facendo questo momento. Ad esempio, vedrai benissimo come sta già succedendo una riflessione. Ad esempio, a livello di studio biblico, un'analisi, un dialogo, un dibattito, una seduta. Però l'azione sacramentale è qualcosa che coinvolge la persona a un livello fisico quasi, per cui soprattutto l'Eucaristia, no? Poi Sì. altri sacramenti, cioè ad esempio, vedrai anche un po' strano la celebrazione di un matrimonio online, vabbè, è vero che lì, ad esempio, i due ministri del matrimonio poi sono il marito e la moglie, quindi è importante anche capire questo. E quindi sarebbe strano che uno fosse da una parte e uno fosse dall'altra Diciamo, per celebrare c'è una qualcosa. dimensione fisica che è ineliminabile. Probabilmente. Sì, ma sì. Ma come d'altra parte, tutte queste dimensioni di comunicazione sono complementari, cioè io le vedo come complementari, molto utili, molto, molto anche piacevoli in alcuni momenti, risparmiamo sull'impatto dell'ambiente, alcune riunioni dove prima bisognava Sì. viaggiare, adesso si possono fare, l'efficienza è lo stesso, perché quando c'è da parlare o da decidere, però ci sono gesti, credo, che hanno bisogno proprio della presenza. Cioè, un bambino può essere certamente amato dal proprio genitore dicendo ti voglio bene, ti amo, ma non ha nulla a che vedere con l'abbraccio e il bacio che un papà o una mamma può dare a un bambino. Ora, questo contatto profondo di comunione anche attraverso la liturgia è inalienabile dalla presenza. Quindi, secondo lei, ad esempio, le parole di Cristo ad Emmaus non potrebbero alludere a una forma più ampia, diciamo, di presenza, quindi fatta non soltanto di fisicità, ma di relazione, no? Indipendentemente dal canale. Allora, diciamo subito che la significatività della relazione va al di là della presenza, per cui il fatto, se io ho un rapporto significativo, non so, io ho avuto un carissimo confratello che ad un certo punto è stato spostato di casa, non solo di casa, ma di nazione, non solo di nazione, ma addirittura dall'altra parte dell'Atlantico, no? Bene, noi siamo rimasti in un contatto vero, profondo e attraverso questi mezzi ci si sentiva e l'amicizia non è né diminuita né e la significatività della relazione non è sparita, no? Quindi, inevitabilmente questi strumenti possono favorire, consolidare soprattutto e anche mantenere rapporti là dove la necessità porta alla separazione, no? Quindi da questo punto di vista, poi ovviamente come cristiani crediamo anche in una presenza spirituale, ma quella trascende qualsiasi forma di. Non ho bisogno nemmeno di questi mezzi, cioè. Certo.
per poter sentirmi in comunione, in solidarietà. Io credo che la storia dell'uomo è stata fatta anche di molta solidarietà, non avendo tutti questi mezzi, sentendosi in simpatia, in empatia con i problemi di altre persone, e pur non avendo magari la possibilità di contattarle. Sì, su questo non c'è dubbio, no? Forse anche quello che diceva Platone, scriviamo per amici lontani, in fondo era un modo per esprimere, no, questa empatia, comunque, che non ha Certo. bisogno necessariamente di canali fisici o virtuali per esistere. Sì, indubbiamente, ma non si escludono. Io li vedo tutti come complementari, no? Cioè, ripeto, sarebbe interessante studiare anche la storia della nostra comunicazione tecnologica come storia della nostra umanità, no? E come è cambiato. Certamente. Ci sono anche delle ricadute a volte un po' bizzarre, no? Il fatto, ad esempio, un problema che stiamo affrontando anche a livello universitario, ma anche a livello di comunicazione, il fatto che noi abbiamo strumenti che facilitano un linguaggio, obbligano in un certo senso, a partire dal social Twitter, no? Con il suo limite di carattere. Da una parte, secondo me, ha spinto verso forte sintesi e quindi ti sviluppa anche una capacità di sintesi. Dall'altra, rischia nelle persone, soprattutto più svantaggiate, di impoverire però invece il linguaggio. E noi abbiamo bisogno di espressione. Faccio lo stesso esempio dei computer. Un computer a 8 bit può esprimere tot gamme e sfumature di colori. Una a 64 bit ti dà il massimo, no? Bene, se tu hai 8 parole, beh, arrivi fino a un certo punto. Se ne hai milioni di parole e tanti aggettivi, avverbi, non solo esprimi meglio te stesso, ma comprendi meglio anche la realtà che c'è attorno a te. Comprendi soprattutto che la realtà è complessa, no? Professore, tornerei adesso al tema dell'intelligenza artificiale e inizierei con una domanda forse la più difficile, io la trovo tale. Secondo lei si arriverà mai a una intelligenza in grado di riprodurre in modo che non sia più distinguibile, no? L'intelligenza umana, la totalità dell'intelligenza e potremmo dire anche della coscienza umana? Ma lì io ho sentito un po' le riflessioni di Federico Faggin, che credo conoscete bene, no? Che è stato questo nostro italiano che ha contribuito in maniera Certo. notevole. Ad esempio, lui, da quello che ho capito, lui pone proprio il problema sulla coscienza, cioè le macchine non riusciranno mai ad avere coscienza, secondo lui, perché la coscienza è molto di più che semplicemente una somma di conoscenze, è qualcosa che addirittura esce dal nostro stesso corpo. Noi siamo in relazione con tutto un habitat, con tutto un ambiente, no? Per cui da questo punto di vista lo trovo molto suggestivo. Allora, che noi riusciamo a far fare delle macchine azioni intelligenti, questo lo sappiamo già. I robot che assemblano non fanno altro che gesti umani intelligenti, in maniera precisa, in maniera perfetta, fino allo sfinimento, non si sfiniscono, per cui si capisce tutto il vantaggio di avere queste. C'è ormai, conosciamo, sappiamo che è stato scritto il primo articolo da un'intelligenza artificiale. Il Guardian ha pubblicato qualche Guardian. mese fa, infatti, sì. Sappiamo che una delle poetesse più seguite in Cina è un'intelligenza artificiale, però allora. Ciò che noi percepiamo come intelligente e che magari ci può anche surclassare, non vuol dire che l'altro poi abbia coscienza. Era un po' il dilemma anche posto nel film AI di Spielberg, no? Sì. Non so se lo ricorda all'inizio. Lì addirittura era sulla capacità di amare, no? Supponiamo che riusciamo a costruire un robot bambino che sappia amare i propri genitori. C'è anche il problema reverse, no? Ma l'uomo sarà in grado poi di amare queste persone e come sarà questo tipo di rapporto? Non lo so, cioè, credo che ritorno a ragionare sull'idea di corpo. Il nostro è un corpo biologico, no? E come corpo biologico è interconnesso in maniere che noi ancora, credo, non conosciamo a fondo.
Se penso a un libro come quello di Helgoland di Carlo Rovelli, no? Che riflette proprio sulla fisica subatomica, se ho capito bene, perché non è che io che sia un fisico, ma da quello che ho capito, a quei livelli lì tutto è relazione, no? E tutto dipende dal tipo di relazione, dalla relazione, no? Allora noi dobbiamo ancora capire in che maniera noi siamo relazionati non solo alla nostra Terra, ma a tutto l'universo, perché noi siamo interconnessi, no? E credo che questa sarà, secondo me, la grande avventura che ci aspetta, comprendere sempre di più quanto tutto all'interno anche delle teorie della complessità o del caos, no? Famoso battito della farfalla che poi fa succedere il battito della farfalla ai Caraibi che poi fa succedere l'uragano da qualche parte negli Stati Uniti, è interconnesso, come le nostre azioni, anche a livello di storia umana. Mi ricordo anche i passaggi interessanti di Asimov in Fondazione, in tutta la trilogia, no? Lì usano la psychohistory, no? Cioè cercare di capire come lì era un modo anche per controllare e influenzare, ma inevitabilmente ciò che avviene anche a livello personale, i condizionamenti, avviene a livello poi di gruppi, di società, di culture, di nazioni e oggi di globalità. Non a caso noi lo vediamo anche in ciò che sono state le crisi economiche. Una crisi economica partita in una nazione si è ripercorsa su tutto il globo e ha colpito in maniera devastante a volte persone, popoli, gruppi sociali in altre nazioni. Per cui questo sarebbe anche interessante riflettere e da qui anche ritorno all'enciclica Fratelli Tutti, che è una coscienza molto forte di questa interconnessione, interdipendenza che abbiamo da tutti e pensarci come risorse anziché pensarci come concorrenti o come addirittura nemici, forse potrebbe cambiare anche il modo di gestire e di usufruire delle realtà che abbiamo a nostra disposizione. D'altra parte è interessante perché noi viviamo una cultura economica altamente competitiva, no? Però se andiamo a vedere tutti i progressi tecnici e scientifici nascono da collaborazione. Allora, perché non potremmo ipotizzare che forse non è la competizione che ci fa fare il meglio, ma è la collaborazione, è la solidarietà, è la capacità di trovare insieme le soluzioni migliori. O magari una forma intermedia, no? Si parla di co-petizione, no? Co-petition, quindi una forma intermedia tra, sì, ovviamente se non la consideriamo un modo per salvare capre e cavoli. Sì, diventa difficile. Io dico sempre che è molto difficile far diventare un coccodrillo un vegetariano. Certo. Ci sono alcune strutture di impostare diciamo, l'economia che, messa alcune premesse, poi è difficile aggiustarle. Bisogna proprio Sì. cambiare modello. Non a caso Francesco ha invitato a ripensare l'economia. Nella Evangelii Gaudium lo dice chiaramente, al numero 53. Usa un termine fortissimo, questa economia uccide, quindi prendiamone atto. O usciamo da questo modello, e quindi iniziamo a ripensare, e ripeto, modelli si possono trovare. E che anche qua bisogna stare molto attenti a chi controlla l'immaginario, no? Perché è il vero potere, il controllo dell'immaginario. Chi scrive la storia, chi vince la storia, non solo la scrive, ma cambia linguaggio. E allora, quando noi siamo parlati continuamente da un linguaggio tecnoscientifico, finiamo per ipotizzare di non avere più altre alternative e di non vedere altri orizzonti. Allora, o riusciamo davvero a costruire, a ripensare, a immaginare una modalità diversa di pensare la nostra vita, oppure inevitabilmente ritorniamo negli stessi loop. Quindi se vogliamo un linguaggio che rimetta un po' la persona al centro potrebbe anche essere un linguaggio da ritrovare anche per descrivere questo approccio ecologico, se vogliamo, no? Che anche in Laudato Si emerge, in cui non Certo. soltanto le creature e noi stessi viviamo in modo armonico, ma volendo anche gli strumenti creati.
dall'uomo, come appunto l'intelligenza artificiale, come anche gli algoritmi, le agenzie artificiali. Sì, ma credo che allora, nel momento in cui io penso in maniera integrata a livello quasi di ecosistema, non so, faccio un esempio. C'è stato un periodo in cui noi abbiamo avuto impianti chimici, abbiamo avuto impianti industriali che hanno inquinato, devastato l'ambiente e senza. Prima magari c'era poca coscienza, ma anche quando ne abbiamo avuto coscienza, oggi diciamo, i primi percorsi da fare è trovare soluzioni tecniche, scientifiche, ecosostenibili. Ma non solo ecosostenibili per l'ambiente, ma per l'uomo stesso. Per l'uomo stesso. E quindi, ad esempio, molte volte l'etica, la si vuole mettere, nell'utente finale. Basta usarli bene gli strumenti. No, aspetta un attimo. Perché non me li pensi bene? Cioè, perché non me li pensi dal principio, già la dimensione etica sin dall'inizio, quando costruisci un impianto, quando costruisci un'intelligenza artificiale? Cioè, l'etica va posta all'inizio, in fase di progettazione. Poi, ovviamente, ci vuole anche un'etica nell'uso. Ma, ad esempio, una mina a giocattolo è già un prodotto eticamente sbagliato. Cioè, lì c'è un pensiero distorto all'inizio. Cioè, un po' tutte le armi nascono già minate dal fatto che sono strumenti che comunque non sono strumenti. Poi, diciamo per il bene, se colpiscono fanno male. Cioè, capisco che a volte ci sono problemi, perché se non ricordo male, ho letto un articolo dove almeno spiegavano che i droni, no? Usano lo stesso software, sia quelli che devono seminare e individuare i punti di semina giusti, sia quelli che devono sparare al bersaglio giusto. Purtroppo, professore, sì, insomma, è chiaro che i fondamenti sono sempre gli stessi, no? Allora, Anche se pensa alla matematica, no? sì, Uno usa gli stessi però attenzione, fondamenti, no? allora questo è il contesto, il progetto, è il progetto che conta, no? Perché se è vero che il fondamento è lo stesso, conta molto il progetto. Certo. Quindi, ma il progetto deve essere allora pensato all'interno di quella prospettiva. Io capisco che quando si va al fondamento, il numero è numero, ok, no? Cioè l'algoritmo di precisione è un algoritmo di precisione. Però diventa importante il progetto allora. Il progetto per che cosa è? Per che cosa è destinato, no? E noi possiamo fare delle scelte, ok? Possiamo costruire una cultura dell'incontro, è una cultura pacifica, oppure una cultura guerrafondaia. Questo purtroppo è nelle nostre mani, lo vediamo ogni giorno, no? Anche davanti ai problemi che abbiamo nella società, può intervenire o cercando di immettere processi e sistema di recupero, oppure vai punendo. Oppure va intervenendo in maniera forte. Questo vale per i carceri, vale per le comunità di recupero di tossicodipendenti, vale per certe forme di malattia, via dicendo. O si pensa a una strada punitiva, oppure a una strada rigenerativa, a un cammino, a un percorso di recupero. Almeno nell'ottica cristiana dovremmo privilegiare questa seconda strada. E quindi il contesto, il progetto, tenere sempre presente la vita proprio come dono dell'altro, chiunque esso sia. Sul tema delle agenzie, intelligenze artificiali, macchine, lei in questo tentativo dell'uomo di riprodurre se stesso vede della hubris oppure qualcosa invece che discende dalla parte creativa dell'uomo stesso? Vogliamo imitare Dio nel momento in cui proviamo a creare qualcosa che ci somiglia? O invece lo facciamo come abbiamo sempre fatto, no? Dalla selce Beh, allora, all'arco. indubbiamente il tentativo un po' di riprodurre noi stessi ce l'abbiamo sempre avuto, ma parte
Non so se vediamo tutta la narrativa fiction sui robot, alla fin dei conti arriviamo all'androide, no? E tutta la problematica appunto che ritorna prima, se poi ci sono anche serie televisive, non so. A dire la verità, lì credo che il terreno più forse inquietante o più promettente, oppure più che ti viene sul piatto, diciamo, ti viene il fiato sospeso, sarà l'ingegneria biogenetica, cioè i mutanti, i cosiddetti già anticipati dai film. Quello pone seri problemi non solo etici, ma perché ovviamente tutto parte dalle buone intenzioni, no? Cioè la cura di varie sindromi, di varie malattie, però poi si arriva facilmente all'eugenetica, no? Alla scelta di uno standard esistenziale che potrebbe essere l'ideale, addirittura potenziato. Non mi ricordo, adesso guardiamo se mi ricordo il nome, credo che sia Laurent Alexandre che parla nel suo libro Le guerre delle intelligenze del potenziamento proprio a livello cerebrale. Siccome l'intelligenza artificiale ci supererà, quindi dovremo assolutamente potenziare anche i nostri cervelli per poter essere competitivi con l'intelligenza artificiale. Non lo so, cioè lì sono terreni che direi rischiamo Allora voglio fare in chiusura un ultimo passo ancora oltre e chiederle, secondo lei, se si dovesse arrivare nell'ipotesi in cui ci fosse una sorta, diciamo, di paradigma meccanicistico del nostro, ecco, alla base di quello che siamo, oppure come convergenza, no, appunto, tra lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, lo sviluppo delle tecnologie, delle biotecnologie e di altre cose che magari oggi non riusciamo a prevedere, se si dovesse arrivare di qui a, non so, 1.000 anni, 10.000 anni, 1 milione di anni, a qualcosa di simile a noi. Secondo lei, e qui lo chiedo appunto a lei in quanto cristiano, la venuta di Cristo poi sarebbe anche per, insomma, intesa anche per questi nuovi soggetti, perché non saprei come chiamarli, ma comunque, Ah, insomma. allora, non so come La sarà. domanda non riesco neanche a Allora, spiegare fino in fondo, ma ha sì, capito dove voglio diciamo che arrivare. fra boh, speriamo che ci sia ancora la Terra fra 10.000 Sì, anni, certo. bisogna vedere. Ma io credo che il messaggio, molte volte, non lo so, dico la mia posizione come credente e come cristiano, il messaggio di Cristo è fondamentalmente un messaggio sul senso della nostra convivenza. Cioè, se noi lo andiamo ad analizzare, quando lui presenta Dio come amore e quindi la nostra capacità di rispondere a Dio sta nell'amarci gli uni gli altri e pensare che lui era in una cultura della discriminazione, perché gli ebrei si sentivano popolo eletto e quindi già tutti gli altri popoli non erano manco eletti, e lui ha questa sensibilità di apertura già l'universale, no? Che davvero lascia impressionanti, no? E quindi io credo che il suo messaggio, anche diciamo, il suo insegnamento, ad esempio, scegliere Dio piuttosto che Mammona, perché se Dio è amore e rispondere a Dio vuol dire amarci fra di noi, anziché Mammona, che è la ricchezza che poi ti porta a un senso di possesso, ma non solo della ricchezza, ma degli altri, a una soggettazione degli altri, no? Il farsi addirittura perdere la propria vita per gli altri, che è un paradosso, ma che noi stiamo scoprendo che davvero, se uno ha la capacità di aprirsi all'altro, di donarsi all'altro, si rifà. Questo, secondo me, ha senso in qualsiasi situazione, nel momento in cui qualsiasi persona si pone il senso della propria vita, persino lo scienziato, il tecnico. Ma perché tu ti innamori tanto della tua materia o di quello che stai facendo? È una questione perché vuoi davvero metterti a servizio di qualcuno e realizzare qualcosa di bello, o ti stai svendendo per pochi soldi alla prima multinazionale che vuole fare dei prodotti per fregare qualcuno e avere potere, più soldi o robe varie?
Per cui credo che trascende è per questo che riesce ancora a impattare su alcune persone e mette davvero in crisi, perché poi, fra l'altro, è un messaggio che discute proprio uno dei problemi fondamentali dell'umanità, il potere. Gesù è stato messo a morte dal potere religioso e potere politico. Perché è stato messo a morte dal potere religioso e politico? Primo perché, in un certo senso, ha ricordato che qualsiasi sabato che era il potere religioso, qualsiasi struttura, qualsiasi visione, o è a servizio dell'uomo o, in un certo senso, ingabbia l'uomo. E quindi avere la coscienza e avere la capacità di lottare perché le nostre città, le nostre tecnologie siano a servizio dell'uomo e non a servizio solo di qualcuno e dei loro interessi, beh, insomma, credo che sia un messaggio che vale al di là del tempo e interroga qualsiasi ambiente, interroga la politica, interroga la tecnologia, interroga la scienza, la chimica, la genetica, perché anche gli esperimenti genetici o sono finalizzati veramente al bene dell'umanità e a un miglioramento dell'uomo, o se sono pensati un po' fantasticamente per creazioni di superpoteri per qualcuno per dominare gli altri, beh, quella è una storia vecchia, la conosciamo. C'è Remo Baudet che ha scritto quel libro, se non ricordo, Dominio e Sottomissione, no? Sì. La storia dell'umanità vista attraverso questo modello. Cioè, l'uomo è l'unica specie che è riuscita a fare schiavi, no? Può darsi che magari l'uomo finisca schiavo, cioè l'uomo è già finito schiavo dell'uomo, può darsi che magari nella parte finale ci potrebbe essere la sorpresa che noi finiamo schiavi delle macchine. Ma sono sempre macchine che io vorrei ricordare che dietro ogni progetto, ogni macchina c'è un potere economico e un potere di controllo sociale. Per cui nessuna intelligenza artificiale funziona se non ci sono tanti soldi e un gruppo di persone che ci lavora. Quindi. Però escludiamo lo scenario appunto in cui queste intelligenze cessano di essere tali e diventano, intelligenze artificiali cessano di essere intelligenze artificiali e diventano qualcosa di assimilabile a un soggetto e quindi come tale da ricomprendere in un messaggio di salvezza, secondo lei, oppure resteranno per sempre esclusi questi soggetti? Ritorno all'ipotesi di Federico Faggin. Secondo me la coscienza è molto complessa va al di là delle capacità organizzative dell'informazione con microprocessore oppure qualsiasi, diciamo, computer quantico sia capace di mettere assieme. Poi magari può darsi che io venga smentito al più presto. E quello vabbè, davanti a quello che succederà, poi ci si ragiona sopra. In questo momento, almeno dall'esperienza che io ho fino adesso, basta vedere anche tutta la rete che è fatta di un insieme enorme già di computer che avrebbero potuto già allearsi e diventare intelligenti, no? Cioè non potrebbero aver creato un superorganismo intelligente con tutta l'informazione che gli è passata e con tutto quello che hanno avuto a disposizione. Certo. Da questo punto di vista, insomma, la stessa metafora vale anche per gli ecosistemi biologici, no? L'ipotesi Gaia, in fondo, è un po' sullo stesso piano, anche se chiaramente lì Ci parliamo di. sono, ci sono, ci sono intelligenze distribuite, Sì, certamente. infatti. Quindi io non dico che non ci sia un'attività di intelligenza nel senso che una macchina, un computer riesca a fare come ho detto prima, no? Però il problema è la coscienza, che noi stranamente non facciamo molto di fatica a definire cosa sia, ma perlomeno è questa autopercezione che abbiamo di averla. Alcuni ovviamente sostengono che non ce l'abbiamo, alcuni neuroscienziati dicono semplicemente che sono capacità responsive più, diciamo, migliori di altri organismi, basta. Per cui lì, vabbè, possiamo. So, il problema è che lo dicono usando un linguaggio che è linguaggio ermeneutico che ha sviluppato anche la coscienza. Per cui, è come ritornando al problema dei big data, no? Quando si dice no, non ci vogliono le ideologie, ma gli stessi dati sono già interpretazioni di realtà, per cui già c'è intrisa un'interpretazione, un'ermeneutica.
Peccato che appunto avevamo a disposizione soltanto un'ora, che non voglio trattenerla più a lungo. Ringrazio tantissimo di essere stato con noi stasera, di aver chiarito dei dubbi, ma ancora di più, insomma, Non lo so, dato degli spunti di magari riflessione. i dubbi rimangono. Io forse ho anche spaziato un po' troppo, No, anzi, tralasciando un pochino magari Francesco, ma va bene. non se la prenderà. No, così non ho rischiato di travisare il suo pensiero. Grazie ancora Va professore, bene, grazie professor a Fabio voi, Pasquale. grazie per l'invito, auguri di ogni bene. Grazie mille, buona serata. Ci vediamo, salve.